Dal 1976, sulle frequenze di Radio Mach 5, se ne sono sentite di tutti i generi. Contiamo di farvene ascoltare ancora tanti. La musica e Radio Mach 5. Dal 1976, un matrimonio perfetto. Maddalena sopra i viali, quando è buia la città, con la barba ben nascosta e una gonna di taftà. Maddalena si trascina profumi di Chanel, protettori e delinquenti, e le stanze di un motel. Bene, abbiamo ascoltato un po' della sua musica, adesso andiamo a conoscerne l'interprete. Lui è Luca Bonaffini. Ciao Luca. Ciao, ciao carissimo, ciao. Ciao, grazie per essere a Radio Mach 5. Grazie. Senti, a te, grazie a voi. Noi abbiamo ascoltato questo brano che tra l'altro fa parte di un album dedicato a Pierangelo Bertoli, sì, con canzoni originali fatte e scritte da te. Raccontaci un po' come nasce l'album e perché proprio a Pierangelo Bertoli. Beh, guarda, allora devo dirti che nasce proprio, è un episodio dell'ultima ora, nel senso che nasce senza progettazione, senza marketing, senza pianificazione, proprio, infatti arriva in piena estate, no? Cosa che di solito non si fa, e le case discografiche, addirittura le case che stampano i dischi in agosto chiudono, e io ho pensato invece proprio di uscire ai primi d'agosto, proprio perché comunque mi piaceva l'idea nelle date che ci sono di poterlo presentare, perché in realtà rappresenta la fine di un percorso di 2 anni dedicati all'elaborazione di questa splendida collaborazione che ho avuto per diversi anni con Pierangelo Bertoli. E in questi 2 anni ne è uscito un libro, un tributo, diverse date, e alla fine questo CD che raccoglie 7 tracce, 7 impronte della sua strada. Ecco. Senti, è inutile dire che è stato, credo, per te importantissimo lavorare con Pierangelo Bertoli, perché era un cantautore straordinario, no? Io me lo ricordo perché qualche anno in più dei giovani di adesso, di conseguenza l'ho seguito benissimo. E tu, la tua esperienza qual è stata e quanto ti ha dato? La mia esperienza è, più passano gli anni, più ci si arricchisce di ricordi e di ulteriori esperienze, e la somma di queste cose ti dà poi il senso della vita vera e propria. Io ho ritrovato nella mia collaborazione con Pierangelo Bertoli gli anni sicuramente più intensi, più potenti della mia prova professionale da una parte, ma dall'altra anche degli stralci di umanità e di altre, come si può dire, altre influenze e contaminazioni artistico-musicali che poi hanno influenzato tutto il resto della mia vita, per cui effettivamente con lui ci si lascia a causa di problematiche molto
molto tragiche, insomma lui si ammala di cancro nel 2002 e quindi dopo breve non si riesce più a collaborare insieme, anche se i progetti sono tantissimi, sono infiniti. E dopodiché ho cominciato a lavorare effettivamente da solo, anche prima avevo fatto tante cose da solo, però un conto è un solo a distanza, un altro conto invece è la solitudine del sapere che una persona con la quale avresti potuto avere un confronto, seppur duro e conflittuale, e qualche volta anche, voglio dire, molto più duro che normalmente duro, veramente durissimo, contrastante addirittura, sai che non c'è più e quindi insomma ti devi veramente sul serio confrontare solo con te stesso. Certo, e attaccarti ai ricordi, quelli belli o brutti che siano. Esattamente, esattamente. E riportarli. Tra l'altro nelle tue tracce, io ne ho ascoltate tre, quelle che ho ricevuto, e ricorda, francamente, ascoltandolo, in un primo momento ho detto, ma mi ricorda qualcuno, e la realtà poi, sentendoli bene, nei testi, anche se originali tuoi, ricorda, se uno conosceva Pierangelo Bertoli, lo ricordi benissimo, insomma. Grazie, questo è un bellissimo complimento, perché in realtà io ho una voce che è proprio l'esatto contrario suo, no? Mentre lui andava molto sulle frequenze medio-basse, baritono-basso, io invece sono proprio sulle medio-alte, e quindi ho interpretato tutti i brani in tonalità veramente 4-5 toni sopra, insomma, no? Quindi la differenza, sì, con Pierangelo, sì, dal punto di vista della pasta vocale, certo, è infinita. Però insomma, il fatto di ricordarlo anche nell'intenzione è quello che intendevo dire, no? Cioè, al di là della voce, però se uno l'ascolta bene e conosceva i testi di Pierangelo Bertoli, si sente che c'è una similitudine, no? In qualcosa lo ricordi perfettamente, insomma. Sì, senti, sì, grazie. Leggevo qui, tra l'altro, che sarebbe stato bello fare un disco, no? Un album, e invece ti devi accontentare del CD, però, purtroppo, per ora. Parli del 33 giri in vinile mitico, sì, dei nostri tempi. Esatto, che in realtà dava... Anche se forse la qualità non era come quella dei CD, perché dopo un paio di usi, soprattutto in una radio, no? Che ci sono un po' questi zappatori, alla fine dopo 3 o 4 esecuzioni non era più per la quale, no? Sì, però, sì, sì. Però invece aveva un altro fascino, no? Sì, ovviamente il vinile ha cambiato assolutamente il senso della musica, che era una volta solo live, e quindi è stato il primo vero modo per riuscire a documentare e in maniera industriale, quindi non unica, una cosa che uno si portava a casa come ricordo, soltanto come ricordo o nell'interpretazione degli spartiti cartacei. Certo. Poi è arrivato il CD, che è stata una intelligente comunque evoluzione del vinile, ma che non ha avuto lo stesso, secondo me, la stessa capacità di penetrazione nell'immaginario individuale e collettivo. Infatti, insomma, ci sono, penso, tanti nostalgici come me che come noi, mi permetto di sentire, che ricordano con piacere gli album, no? Sì. Senti, quest'estate la dedicherai naturalmente a portare avanti questo progetto, no? Sì, fino a novembre, cioè fino in realtà praticamente alla ricorrenza del suo compleanno, perché il 7 ottobre c'è la data di ricorrenza della sua scomparsa, ma quella io preferisco di solito non ricordarla. Preferisco ricordare il suo compleanno il 5 novembre. Fino al 5 novembre io porto avanti questa, appunto, come dicevo all'inizio, la somma di questi ricordi e di queste esperienze che mi hanno accomunato lui, più un po' di Bonaffini, ecco, insomma, perché comunque io ho avuto la grande fortuna di essere anche stato prodotto da lui nel 1993 insieme alla Caselli, ho avuto la fortuna di essere presentato ai suoi concerti non solo come chitarrista, vocalist e armonicista, ma anche come autore e anche come cantautore,
e quindi insomma diciamo che di tutti i bertoliani, e siamo veramente in tanti, quelli che provengono da lui, compreso lo stesso Ligabue, lo sappiamo perché sì, l'ha detto lui, oppure tanti altri, di tutti i bertoliani mi ritengo il più fortunato, insomma. Certo, che l'hai frequentato di più, insomma, ecco. Tutto sì, 19 anni di frequentazione di casa, con qualche interruzione poi dovuta, insomma, a percorsi diversi, a diramazioni diverse. Certo, insomma. Certo. Senti, Luca, e concerti live? Sì, concerti live ce ne sono, ce ne saranno alcuni, non tantissimi, perché io non ne faccio più tanti, saranno più che altro presentazioni, ecco, insomma, presentazioni doverose, perché un album oggi la vera diffusione non è attraverso i pochissimi negozi rimasti o le librerie, ma è molto più interessante presentarlo dal vivo attraverso i circoli, attraverso le situazioni più aperte, insomma. Esatto, sì, certo. sì, più adeguati, contesti più adeguati. Senti, l'album è già disponibile? L'album è già disponibile, sì. Assolutamente, è disponibile, prevalentemente, guarda, io consiglio a tutti di, però ugualmente, di aspettare settembre oppure di iscrivermi sul mio sito per avere una, in qualche modo, la possibilità della segnalazione dei veri e propri punti vendita, perché sul discorso, ribadisco, delle distribuzioni ufficiali ormai sono praticamente un po', ma non voglio dire diffidente, cioè insomma la realtà è quella che abbiamo sotto gli occhi, no? Certo, cioè, certo. Anche tu meglio di me facendo questo mestiere. Quindi. Certo. Senti, lo possono trovare anche nei vari store musicali, no? Richiedendolo per la Delta Italiana o Compagnia Nuove Indie possono averlo, possono averlo. No, dico anche su internet, nei vari... Da settembre. Al momento si trova soltanto nelle presentazioni live, ribadisco, per scelta, cioè è proprio una scelta mia, perché voglio andare a spiegarlo, e se la spiegazione o se la mia interpretazione gli piace, uno se lo compra. Non voglio che uno passi, so che è un discorso un po' strano, no? Per un negozio, se lo vede, legge Bertoli oppure Bonazzini, oppure vede questa cosa e se lo prende a scatola chiusa. Mi piace l'idea che uno lo condivida, e poi, come accadeva, lo ribadisco senza nostalgia ma con calore, ai nostri tempi, alla fine, il giorno dopo, noi andavamo nel negozio di dischi a comprarci l'album. Certo, con cognizione di causa. Con cognizione di causa, esattamente. Perfetto, senti, Luca Bonafini, vuoi dirci altro? Io? Sì, sto parlando con dire te. Dire altro, ma guarda, abbiamo già detto veramente sul serio tutto quello che è importante. Poi certo, l'unica cosa che io mi auguro, ecco, è che dopo questo mio percorso tanti altri, no, come il figlio Alberto, come tutte le tribute band continuino a portare in giro, se non tutte le canzoni, però alcune delle canzoni, come ad esempio è stato fatto per Amuso Duro oppure Sofia di Pierangelo, perché insomma ne vale veramente la pena. Non dimenticare non tanto l'artista, certo, ma non dimenticare soprattutto le cose, i messaggi eccezionali di grande spessore civile che ci ha lasciato. Un altro artista che lo ricorda spesso è Fiorella Mannoia. Sì, assolutamente, è un tra virgolette, lo diciamo in senso buono, un debito con Pierangelo, perché è la prima incisione che fece fu Pescatore, no, Fiorella? Certo, sì. Bene, senti, io naturalmente ti ringrazio e ti aspetto magari a novembre, in quel periodo che possiamo così tirare un po' le somme di questo album, e nell'augurarti un in bocca al lupo per tutto quello che desideri, ti aspetto una prossima intervista. Benissimo, grazie a te e a tutti quanti gli ascoltatori, grazie infinite. Grazie Luca Bonafini. Ciao.